noi la partita l'abbiamo preparata. Sapevamo che il Catania era una squadra che lavorava molto sulle catene, sia di destra che di sinistra, principalmente con Calapai, Welbeck, Mazzarani o Di Molfetta. Perché io ho cercato di giocare questo 3-5-2 che doveva essere un po' più elastico, no? Però la squadra, secondo me, è stata un po' timorosa. Un po' timorosa perché quando si riconquistava non pungeva mai, non accompagnava, aveva un po' di problemi su questo, i primi 20 minuti, perché poi dopo 20 minuti abbiamo incominciato a giocarla, abbiamo incominciato a uscire un po' fuori, c'è stata qualche situazione anche con Eloazi quando si è presentato davanti al portiere, ma insomma ha tirato, poi la palla è uscita fuori. Però quello che io sono rammaricato per i quattro gol, perché penso che i quattro gol siano un risultato un po' pesante, perché abbiamo avuto queste due punizioni, due magie di questo calciatore che se metti una punizione ai 25-30 metri ti trasforma tutto in oro questo ragazzo. Altro ragazzo che tra l'altro ho anche avuto con me. L'approccio è stato giusto, l'aggressività giusta. Primo tempo abbiamo concesso quasi zero, se non zero, e quindi diciamo che ci siamo un po' ritrovate, era quello che cercavo. Infatti alla squadra non ho chiesto la vittoria, ho chiesto la prestazione, perché poi in automatico se fai la prestazione arriva la vittoria. Ma è il calcio semplice e veloce che ti porta a casa, il pane a casa, secondo me. Non è che ci dobbiamo inventare qualcosa. È che ogni tanto perdiamo un po' la testa e ci allunghiamo, e quindi quando ti allunghi, il giocatore che conquista palla ha il compagno a 20 metri e non ha il passaggio. Noi abbiamo basato tutto sul gioco, ci siamo basati sul gioco e quindi stiamo facendo un po' di fatica fuori casa. Se pensiamo che abbiamo preso un gol in casa e 9 fuori casa, la dice tutta. Però sono contento perché siamo uno dei migliori attacchi, quindi alla fine il gioco vale la candela, secondo me. Dobbiamo migliorare fuori casa, solo questo è il neo nostro. Speriamo che in queste due trasferte riusciamo a consolidare questi punti fatti in casa.